Parlare di solidarietà è semplice, praticarla è un'impresa più difficile, ma non per i ragazzi di Giovanni Stroppa, che di avventure vissute con il cuore ne sanno abbastanza. Dal rettangolo verde, dove hanno dominato un'intera stagione calcistica, ai corridoi degli ospedali della provincia, passando per le aule scolastiche di moltissimi istituti foggiani. Questa è la sensibilità. La stagione delle meraviglie del Foggia a calcio culmina con la Supercoppa di Lega Pro e termina, manco a dirlo, sempre su un campo da gioco. Sino sfugge che non si tratti dello Zaccheria, il prato è certamente consumato. I metri che separano le porte sono ridotti e sulle gradinate ad applaudire i beniamini rossoneri ci sono dei tifosi speciali. I detenuti della casa circondariale foggiana, i giocatori vanno a prendersi gli applausi per la promozione in B anche nel carcere d'Auno, un incontro gradito e fortemente voluto dai ristretti nell'istituto penitenziario. Il tifo è una forma di riabilitazione. Venire qui dà sempre delle sensazioni particolari, è successo l'anno scorso e si sono ripetute anche quest'anno. Siamo molto sensibili alle problematiche perché è chiaro che chi è qui vive una situazione di disagio e di difficoltà. Un momento in cui far capire quelli che sono i veri valori dello sport, del sano agonismo, della competitività e della convivenza civile. Lo sport è una grande metafora, la sconfitta è il momento ideale per riflettere, ragionare e rialzarsi. Un anno fa chi avrebbe scommesso sull'eccitante epilogo che ha visto il Foggia trionfare, conquistare la serie cadetta? Mister, il gioco del calcio può aiutare a riabilitare soggetti che hanno avuto atteggiamenti antisociali? Allora, partiamo che è uno sport, quindi è uno sport oltretutto di gruppo, quindi ci sono delle regole, c'è una disciplina da rispettare, quindi tutto sommato ci potrebbero essere delle cose in comune, no? Però per quanto riguarda l'esperienza di oggi è sicuramente inusuale rispetto a quello che di solito abbiamo fatto nell'ultimo mese e ci fa piacere. Io ho detto a loro che mi auguravo di aver ricambiato insieme alla squadra dell'affetto che abbiamo avuto in tutto l'anno. Credo che per loro sia stato qualcosa di diverso, anche il fatto di potersi confrontare sul campo con i ragazzi della Beretti. Siamo stati insieme in tribuna a vedere la partita, è qualcosa di davvero inusuale e credo che, come ha fatto piacere a noi, abbia fatto piacere a loro. Al di là dei cancelli di Via delle Casermette, la carcerazione viene alleviata dall'incontro di calcio tra la giovanile Beretti e i carcerati, finita 6-4 per i padroni di casa. Veramente una bella emozione, cioè venire per passare un po' di ore con questi ragazzi che purtroppo magari sono un po' più sfortunati di noi. Il tifo magari porta magari tanta armonia, tanto amore, ecco, e allora ti aiuta di più a vivere meglio.